Parlando di rugby, obiettivi puntati oggi sulla nazionale che si prepara al Sei Nazioni con il CT Jacques Brunel che ha diramato le convocazioni, nazionale di rugby in ritiro a Roma in questi giorni con tante novità perché in maglia azzurra troviamo diversi esordienti dal pilone Alberto De Marchi di Aironi a Michele Campagnaro del Mirano, Luca Morisi del Crociati Parma nella linea centrale, poi le ali Angelo Esposito di Tarvisium e Giovan Battista Venditti degli Aironi e l'estremo David Odiete del Rugby Reggio, peraltro primo giocatore di colore ad essere convocato in maglia azzurra. Hanno parlato alcuni protagonisti, tra cui l'esperto giocatore Andrea Masi, uno dei più esperti del gruppo con i suoi 64 caps, 64 presenze in maglia azzurra, con lui Flavio Semenzato e Lorenzo Cittadini. Ascoltiamo che cosa hanno detto. Il secondo raduno con la nazionale, cominciate a lavorare con il nuovo CT, ci sono delle differenze, che cosa state cambiando anche nel modo magari di allenarvi, di approcciare la partita? No, beh, credo che in questa fase di approccio verso il nuovo allenatore è molto una fase veramente ancora primordiale, diciamo, esplicativa un po' il suo modo di giocare, e dobbiamo provare tante cose nuove e stiamo vedendo la mattina, cioè facciamo sempre riunione prima di ogni allenamento, tutte le volte per ci fa vedere un po' le slide con le strutture di gioco e dopo andiamo a provarle in campo. Chiaramente le prime volte è ancora un po' macchinoso, però credo che in certe occasioni già riusciamo a trovarci abbastanza bene, anche perché bene o male adesso è un po' di raduni che i giocatori più o meno sono sempre gli stessi con l'aggiunta dei giovani nuovi. Quindi è importante amalgamarci il più possibile e implementare queste nuove strutture. Credo che avere sempre due squadre da 15 sia molto importante, perché a volte, magari anche come è successo a Parma, che avevamo un po' di meno con qualche infortunato, non siamo sempre riusciti ad avere due squadre complete. E il lavoro magari è un pochettino falsato perché gli spazi non sono coperti come nella realtà. Chiaro che poi non è neanche in questo caso ancora un gioco al 100%, però è più verosimile e ha possibilità anche di vedere più gente, più allargare il gruppo, che non è, diciamo, il solito, e soprattutto anche magari per questi giovani nuovi che ha chiamato, credo sia una bella esperienza iniziare a entrare nel gruppo allargato dei giocatori della nazionale. Allora, com'è stato questo allenamento con Brunel, Andrea? Umido, no, a parte scherzi, è stato il primo allenamento dove abbiamo lavorato gli schemi d'attacco, e c'era un po' di pioggia, quindi a volte siamo mancati un po' di precisione, però almeno cominciamo a avere le idee chiare su quello che vuole da noi in attacco. Sembra, a noi da fuori ci è sembrato che Brunel sta sempre con il pallone in mano durante tutto l'allenamento, cosa significa? Non lo so cosa significa, però è qualcuno che secondo me adesso ci sta osservando, ci sta studiando, e poi ovviamente col tempo ci perfezionerà. Non possiamo vedere bene i vostri allenamenti perché ci cacciano in maniera amichevole, ma ci cacciano. Vogliamo sapere che cosa sta cambiando nel modo di lavorare di Brunel e che cosa sta chiedendo lui a voi. Quel po' che abbiamo visto, interrompe spesso l'allenamento, vi riunite, parla tanto. Certamente sono i primi allenamenti, sta approcciando quello che è il suo metodo di lavoro, e sicuramente è più utile piuttosto che un lavoro fisico, un lavoro tecnico tattico mirato a proprio a trasmetterci quelle che sono le sue idee. Ovviamente no, il metodo di lavoro è diverso da quello di Nick e in poco tempo è difficile assimilarlo, però vedremo se riusciremo a esprimerlo nel prossimo Sei Nazioni. Credo che l'idea di entrare in campo con coscienti del fatto che possiamo vincere è una cosa che ogni allenatore trasmette. Il fatto però che un giocatore è convinto di avere i mezzi è una cosa diversa. Se nel tempo il metodo di Jacques Brunel ci trasmetterà questa idea che abbiamo la possibilità e i mezzi per poter vincere le partite, forse quella che è una mentalità, diciamo, comune diventerà molto più radicata.